Ho iniziato quasi 20 anni fa con la chitarra, poi sono passato al basso elettrico e ho iniziato a studiarlo. Ho iniziato a studiare basso, basso acustico, contrabbasso e prima privatamente con amici, insegnanti, sai, quell'amico che un pochettino ne sa un po' più di te. E poi ovviamente mi sono iscritto a corsi professionali, ho iniziato a studiare in scuole che rilasciano diplomi a Roma. Un giorno, girovagando su internet, ho notato che era uscito questo strumento qui, il Lubase. Ho cominciato a usarlo dappertutto. Ho cominciato a usare Lubase nel jazz, swing, country, dappertutto. Musicalmente ho percorso molteplici strade. Ho iniziato addirittura con il progressive, ho iniziato con i Dream Theater a suonare. Un gruppo di amici aveva bisogno di un bassista per del rock italiano e da lì ho cominciato un percorso sul rock italiano che può essere Ligabue, Vasco, Negrita, Litfiba. Per quanto riguarda invece i miei ascolti, ascolto tanta musica pop perché il mio lavoro è indirizzato in quella direzione e mi trovo ad ascoltare a volte anche il jazz. Perché? Perché amo la voce di Louis Armstrong, amo il canto di Louis Armstrong e da lì è stato un po' la porta di accesso al jazz che ho sempre ritenuto una musica un po' difficile da ascoltare. Però lui è come se me l'ha un po' addolcita la pillola e quindi studiando le sue canzoni alla fine mi sono trovato a fare pezzi standard jazz che non avrei mai sognato di studiare. Dopo qualche minuto di esercizi per prendere confidenza sullo strumento, ho trovato che qualsiasi cosa del mio repertorio musicale poteva essere eseguito facilmente su Lubase. La scala corta, che all'inizio ha bisogno di un minimo di tempo per abituare le nuove diteggiature, dopo un po' diventa una cosa che ti manca su un altro strumento. Perché? Perché hai tante diteggiature nuove, hai tanti spazi ridotti che in realtà ti danno velocità e ti danno un approccio diverso allo strumento. Ovviamente la prima cosa che mi ha lasciato di stucco è il suono, proprio puro dello strumento appena attaccato a un amplificatore, è enorme. Ci tengo a parlare del trio formidabile con cui stiamo girando l'Europa. Abbiamo girato festival in Lituania, Lettonia, recentemente abbiamo fatto un tour in Finlandia, abbiamo in programma di andare in Austria e forse in Russia e abbiamo la Germania l'anno prossimo. Si chiama Ucus in Fabula, un trio di ukulele con cui il repertorio è un repertorio divertente, ci teniamo molto a fare una sorta di cabaret musicale durante le nostre serate, facciamo scherzi, facciamo inserimenti di canzoni, mashup, che alla fine fanno sorridere le persone. Noi abbiamo questa voglia di trasmettere sorrisi e di far tornare a casa la gente con un sorriso che si è divertita durante la serata. Con loro stiamo registrando un disco di inediti e di versioni nostre di alcune canzoni. Sta uscendo a giorni il metodo per Ubase che mi ha portato via tutta l'estate praticamente, e in cui affronto le prime difficoltà che si possono trovare sulla scala ridotta, sulla corda in silicone, sul tipo di suono che si può trovare. Un libro simpatico con tanti trucchetti, con un CD di esercizi per prendere confidenza dello strumento, che uscirà a giorni e che spero possa diventare amico dei bassisti che abbracciano Lubase come me e a cui spero che possa cambiare la vita come l'ha fatto con me.
Un saluto carissimo agli amici di Gold Music e grazie ancora.